Allora, eravamo rimasti qui dopo che abbiamo fatto lì la riunione con gli altri. E ora in pratica possiamo iniziare a giocare tutti i DLC, andando tipo qui c'è un DLC, si inizia, qui ce n'è un altro e qui c'è l'ultimo. In più possiamo andare anche in tre. Qui per continuare la storia, per conquistare tre quartieri. Però, prima di conquistare i quartieri, io intanto vorrei giocare un DLC. Perché questo qui. E ora ci andiamo. Perché adesso per strada vi spiego. Piazza una carica di C4. Vabbè, ho bloccato il C4 random. Comunque, volevo giocare questo DLC perché oltre a beh che non è così lungo, ha una bella storia, ci permette di avere tipo la, se non mi ricordo male, questo qui da tipo la piantagione di marijuana, che in pratica hai un introito fisso poi. Quindi direi di fare questo qui. Quanto cazzo è lontano però. Completamente dall'altra parte. Quasi quasi io prima mi vado a prendere i fondi da Cassandra, che ci serviranno soldi anche qua per upgradare poi la serra. Poi l'incarico questo qui, di questo DLC, in pratica ce lo dà la voce, che è tipo quel tizio là nero che ci aveva aiutato all'inizio, di quel quartiere di Cassandra, a conquistarlo. Quindi boh, uno bravo boss. Mi ha fatto respawnare nel culo del mondo proprio là in quella villa. Tutto lontanissimo. Vabbè, adesso siamo quasi arrivati, dai. Almeno facciamo altri 2000 dollari. Ah, ma ho sbloccato anche le altre missioni secondarie adesso. Ah, lol. Già adesso? Strano. Sì, Fammi l'ho sapere se ti sbloccato. serve Niente, allora altro, facciamo Shiri. questa prima. Carla ce le metteva sotto il letto. Perché ci tenessero al sicuro. La paura spinge la gente a cercare ogni tipo di protezione. Dio, gli invisibili, i Loa. Ma alle volte non è abbastanza. Nessun'arma fabbricata contro di noi avrà successo, giusto? Non se ho una 45 in mano. Il governo bianco dice che non abbiamo il diritto di armarci se non siamo degni di fiducia. Ma la gente qui non vuole altro che un po' di pace. Ci sono riserve di armi nascoste in città, ho bisogno che le rubi. Si tratta solo dell'oro, eh? Perché non mi serve che fai la rivoluzione e mi sputtani tutto. Quando sei là fuori e vai in giro ad uccidere tutti quei bianchi, cosa credi che veda la gente? Te lo dico io cosa vede. Un negro impazzito. Un negro che fa parte di un insieme selvaggio da sterminare. Beh, non mi importa proprio un cazzo. Che vengano E pure. cosa succede quando non ci sei tu, ma un altro uomo o donna nera, eh?
siamo tutti uguali per loro. Non credi che la gente di questo quartiere, il meccanico, la casalinga, abbia il diritto di potersi difendere? Il passato mi dice che darti altre armi può essere dannoso per me. Non è così. Non è più così. Mi assicurerò che finiscano nelle mani delle persone giuste. Vedo che posso fare. E non temere. Farò in modo che convenga anche a te. Non provocarmi, Cassandra. LOL. Lo sai? Prima o poi ti toccherà fidarti di me. Forse. Ma no, non ci siamo ancora. Sì, ma io ero venuto qui, Cassandra, anche per i miei cazzo di soldi, cosa ne dici? Comunque ci ho ripensato, non lo facciamo ora il DLC. Perché se non mi ricordo male servono parecchi soldi per quella serra lì del cazzo. Okay. Siamo benedetti. Sì, sì. Quindi mi conviene, mi sa, prima farmi quei tre quartieri più qualche secondaria, così raccimoliamo un bel po' di soldi e poi possiamo farlo. Magari poi li giochiamo tutti e tre insieme di DLC. Faccio prima quello lì, poi anche gli altri. Viene a farci prima la cabina che c'è qui, va. È una vecchia roccia, ma Enzo è un tipo opposto. Lui e Marcano si conoscono da una vita. Lui non scherza per un cazzo. Quanta gente c'è qua? C'è un tizio lì fuori che mi sembra facile preda. Sembra se riesco a passare. Ce l'ho fatta passare, lol. Ok. Lì ce ne sono tre. Oh lol, ma se l'è mangiato un coccodrillo quel tizio lì. Grazie.
niente qua, è inutile che chiami, non c'è più nessuno. Ma scusa, qua mi segna anche, a parte il coso qui, mi segna anche il manifesto tipo quello dei comunisti. Ah, è qua sul muro il manifesto, non l'avevo mica visto prima. Dove cazzo vado? Portiamo sto camion a Cassandra e poi andiamo in uno dei quartieri a iniziare a prenderci. Ah, poi magari queste, perché poi c'è da fare le missioni per Cassandra, le missioni per Beryl e le missioni per Vito, e magari invece che farle tutte insieme, perché siccome rispetto alle altre secondarie non c'è nessuno da fare solo due, ma sono tipo 4 o 5 mi sembra, magari le alterno con le missioni principali della storia o i DLC, tanto per cambiare un po'. Oddio. Bella questa macchina. Sei arrivato proprio al momento giusto. No dai, come mi stai chiamando la polizia? Non ti azzardare proprio. Fanculo. Allora, vediamo. Allora, il più vicino è Berkeley Mills. Ma scusa una cosa, ma perché mi dici di tornare dai tizi? Le missioni le avevo fatte. Davvero euforico? Grazie a lei possiamo ripulire. Che mi dici di tornare a sto tizio? Forse devo solo parlargli. Cioè che ti dà altre missioni, ma è inutile farle se non mi ricordo male. Ma guarda chi si rivede. Pensavo ti fossi scordato di me. L'erba richiede sempre tempo. Eh sì, amico. Chissà cosa si provava a gestire tante persone. Quanti uomini pensi di avere ad Haiti? Ricordo solo quelli che non ho salvato. Stronzate. Quando ero là, ogni tanto riuscivamo a far evacuare un villaggio prima che sganciassero il napalm. Era contro la procedura, ma lo facevamo. Un paio di volte gli aerei sono arrivati prima, ce la siamo vista brutta. Ma ricordo ogni singola faccia. In quanti erano? 43. Dovevano essere di più, ma alcuni non ci hanno creduto. Dicevano che li stavamo portando a morire. Ancora mi ricordo la paura nei loro occhi. Niente motiva meglio della paura. Un cazzo di niente. Spara. Tu quanti ne hai contati? 226. Merda. Ogni notte, sulle barche per 10 mesi. Soprattutto donne e bambini. Gli uomini venivano reclutati o fatti sparire. C'erano troppi rifugiati, non sapevamo come fare. Non tutti sopravvivevano al viaggio. Ma crepare su una barca scappando da Papa Doc era l'alternativa migliore. In confronto, scappare da quei succhiacazzi sudisti è una gita fuori porta. Se 15 anni fa mi avessi detto che sarebbe successo tutto questo, ti avrei dato del pazzo.
Credevo che sarei morto di vecchiaia, circondato dalla famiglia. Cioè, non in questa vita comunque. No, non in questa vita. Continua a far piovere marijuana. Ormai ci siamo dentro. Vai in questo magazzino. Dentro c'è un grosso carico della nostra erba. Ah, dentro il tiracchio è il massimo, vedi come lo dice. Forse bisogna riparlarci magari anche con gli altri tizi. No, fai pure. I bambini vanno pazzi per quella roba. Dicono che la bevono gli astronauti. Dovunque ti giri, vedi solo ai piani. Allora, vediamo un po'. Andiamo qui a Berkeley Mills, dai, che è il più vicino. Sai chi è Enzo Conti? Sammy l'ha menzionato un paio di volte. Ha 61 anni, mafioso vecchio stampo. Ha gestito Berkeley Mills per decenni. Ha iniziato con le estorsioni alla ferrovia, poi è passato ai rifiuti industriali. Tutto l'equipaggiamento edile pesante e i rifornimenti per il casinò, acciaio, stampi in cemento, roba simile, è stato trasportato con i treni di Enzo. Tutta quella roba deve valere milioni. Enzo non l'avrà ceduta al primo tipo che passa. Marcano è un criminale, quindi deve avere un socio, qualcuno in regola. Se ce l'ha, è nascosto molto bene. Ho esaminato i documenti, un cazzo di labirinto. Quindi dobbiamo costringere Enzo a dirci chi è. Secondo le mie fonti, Enzo non è molto contento del casinò. Pensa che chiunque non sia Salmarcano finirà col farsi fottere. Forse basterà farlo passare dalla nostra. Dovrai metterlo sotto pressione, ma vale la pena provare. È ancora coinvolto con la ferrovia e deve pur mettere quei rifiuti tossici da qualche parte. Comincerei da là. Dopo avergli tolto il quartiere, gli telefono dal motel e gli offro una via d'uscita. E se dovesse fallire, puoi sempre fargli un boia di Hanoi. Che cazzo di espressione ha fatto? Vabbè. Allora. Ah, c'è qua Connie De Marco, lo stesso dell'altro quartiere. Guarda chi c'è. È bello vederti tutto intero, Connie. Porca puttana. Quando ti sei preso il magazzino a River Road c'è stato un bel po' di casino, ma ne sono uscito bene. Dicono che sai qualcosa sul deposito di treni a Berkeley. Già, che rimanga tra di noi è più una cosa indipendente. Il tuo amichetto col completo marrone dice che ti serve qualcuno che segua per te le spedizioni di Pete Santini. Che vuol fare Santini? È lui che gestisce la protezione a Berkeley. Se metti della roba su un treno e vuoi che arrivi a destinazione, devi pagare gli uomini di Pete. Per essere di Marcano sembra un giro da quattro soldi. Dategli un premio. Ti sei mai chiesto perché ci sono tante armi in città? Marcano e Enzo le fanno portare qui da Santini.
Fai saltare gli accordi e gli affari di Pete andranno in caduta libera. Va bene. Cercherò di mettere le mani su quella mappa. Ci vediamo. Sai come funziona? Vai dagli uomini di Santini e senti cosa hanno da dire. No, prendiamoci un sali. Prendiamo il coso che c'è lì. Possiamo andare prima qua. Ho visto che alla fine della strada c'è una cabina, ecco, esatto, proprio lì, facciamola. Prima che sta passando uno sbirro, vabbè, cerchiamo di fare attenzione. Stai più attento. Dentro o è sopra o è sotto? Ah, è dentro, cazzo. Ma dove si entra? Ah, devo scassinare pure questa porta qua. Era ovvio, no? Solo così poteva far fuori il macchino. Oh, nice, un bel po' di soldi. Qui c'è ancora qualcosa qua fuori. Speech anche qua. Che cazzo stai fa- Cazzo, dai, ma come ho fatto a sgamare questo qui?
balle, oh. Merda! Dove cazzo vado? Mi ha bloccato! Muovetevi di torno! È a secco, prendetelo! Cadiamo come mosche! Quello stronzo se n'è andato. È qui! Possiamo anche andarcene via da qua, tanto. Io mi riparo. E se tu riparati che me ne vado. Allora chi se ne... che cazzo ho visto? Non fatelo scappare. Tanto, troviamo quella testa di cazzo. Sì, ma porca troia, mi dà gli obiettivi giù nel... nel code, nella giungla, figa. Ma vabbè. Speriamo di riuscire a fare altri danni senza per forza andarli giù. Il nipote è appena tornato dal Vietnam. Non è più lo stesso. Andiamo da questo informatore. Vuole fare con quel coso? Oh, cazzo. Mi sono scordato i tappi. Quei treni di merda mi spaccheranno i timpani. Usa i miei. Me li ridarai più tardi. Ce li avevi nelle orecchie? Sì. Eh? Riesci a vedere cosa hai male? Vuole sparare a qualcuno? Merda! Dimmi tutto sugli affari di contrabbando di Santini. Il signor Santini sta facendo un po' di affari vendendo armi. So dove tiene i soldi. Da oggi in poi la tua banda è la mia banda. Questo poveretto è morto! Pensavo fosse... No, scendi Lincoln, scendi. Thank you.
trovo e lo ammazzo. Faccio venire il... con uno della tua taglia. Mettiti dietro a qualcosa! Ammazzare! Per quello che hai fatto. È un piacere. Che visto, gli ho fatto esplodere. Non ho fretta, coglione. Affanculo. Bella, 5.000 dollari. Cos'è la nota qui? Vabbè. Aspetta, prima di andare dall'altra parte, chiamiamo un secondo. Mi servono rifornimenti a Barclay Mills. Arrivo subito. Vedi qualcosa che ti può servire? Fammi vedere la merce. Concluso. Aspetta che chiamiamo anche questo. Devo liberarmi di un po' di soldi a Barclay. Arrivo presto. Devi fare un deposito. Non perderlo. Direi che abbiamo finito qui. Cazzo, è possibile che non c'è un altro coso da fare? Devo forse andare lì. Da lontano a sto posto, almeno ci posso andare a distruggere il mare. Oddio.
Cazzo, mi sgamano, finisco tipo tutte le siringhe. Mi mandano subito one shot, stronzi del cazzo. Affanculo, coglione. Possiamo andare a affrontare il primo boss. Però sono mezzi coglioni anche te. Passo di qua, c'ho i nemici qua. Qui dov'è che siamo, scusa? Il quartiere di Vito, che cazzo ci fa sta gente qua? Affanculo, guardate questo. Spero che sia finta! Non puoi scavalcare qua Lincoln, per favore. Gli uomini di quel tizio lì. Thank you.
già che ci siamo, guardiamo anche quell'informatore che c'è qui, visto che siamo di strada e visto che c'è pure un medico. Non sei quello che mi aspettavo. È stato un errore. Non voglio problemi. Mi hanno detto che lavori alla discarica. Forse potresti essermi utile. Ti chiami Maria, vero? Mm-hmm. Maria Bava. Sono stata alla discarica solo un paio di mesi, al recupero crediti. Incredibile, lo so. Il capo della baracca è Paul Simmons, ma tutti lo chiamano Pappy. Devi fermarlo. Perché? Che sta facendo? Scarica rifiuti nella baia, frega gli autisti delle altre aziende di smaltimento. Ma questo... Non è la cosa peggiore che hanno fatto, no? Stanno ammazzando della gente. Pappy, il signor Simmons, urla sempre quando parla al telefono. Stava litigando con uno di quei pulitori. Continuava a dire che li aveva pagati per far sparire qualcuno. Sai quando si faranno vedere questi pulitori? No, ma forse qualcuno degli altri che lavorano alla discarica sì. Andrò a cercare informazioni su questi pulitori e sul resto degli affari della discarica. Andrà tutto bene, Maria. Hai fatto la cosa giusta. Qualcuno che lavora per il signor Simmons potrebbe sapere della discarica illegale e dei cadaveri. Cazzo, ma aveva messo il coso sbagliato, devo andare da Tony De Marco. Di parlare con Connie, voglio vedere a che punto siamo. 45 minuti, facciamo il boss nella prossima parte allora.